Nel maggio del 1940, dopo l'invasione della Francia da parte della Germania nazista, migliaia di soldati alleati si sono ritirati sulle spiagge di Dunkerque e, circondati dall'esercito tedesco, attendono di essere evacuati. Tommy, un soldato del British Army, si ritrova insieme ai suoi compagni sotto il fuoco tedesco per le strade di Dunkerque ed è l'unico che riesce a salvarsi e a raggiungere il perimetro difensivo che le truppe francesi hanno predisposto attorno alla spiaggia in vista dell'evacuazione. Sulla spiaggia incontra un altro soldato che sta seppellendo un compagno e insieme, dopo essersi imbattuti in un soldato creduto morto, decidono di fingersi degli infermieri e recarsi alla nave ospedale in partenza con la speranza di riuscire a imbarcarvisi. Tuttavia, dopo aver caricato il soldato, i due vengono fatti scendere, così decidono di nascondersi sotto il molo in modo da poter salire di nascosto a bordo della prossima nave. Alcuni aerei tedeschi attaccano però il molo, colpendo la nave ospedale carica di feriti che cola a picco. Nella confusione che segue, Tommy salva un altro soldato, Alex, e insieme, il giorno dopo, riescono a salire a bordo di una seconda nave in procinto di salpare. Anche questa nave, tuttavia, viene affondata, questa volta dal siluro lanciato da uno U-boat, ma i tre riescono a mettersi in salvo. Nel frattempo, il generale Bolton e il colonnello Vinant analizzano la situazione. Winston Churchill ha rifiutato l'offerta della Germania di arrendersi e si è impegnato a fare evacuare almeno 30.000 soldati. Inoltre, l'esercito ha deciso di requisire ed impiegare navi civili come mezzi nelle operazioni di soccorso, in modo da poter lasciare le navi da guerra a difesa del Regno Unito. Il giorno dopo, i tre si uniscono a un gruppo di soldati scozzesi che vuole nascondersi all'interno di una barca arenata e usarla per fuggire non appena la marea si sarà alzata. Dopo alcune ore, proprio quando la marea si alza abbastanza da far galleggiare la nave, i tedeschi però iniziano a colpire lo scafo a colpi di fucile, dapprima come tiro a segno, e poi, una volta accortisi che la nave è piena di uomini, in maniera cospicua, tanto che l'imbarcazione inizia a imbarcare acqua e fatica a restare a galla. Cercando un modo per diminuire il peso della nave, Alex accusa il compagno di fuga, quello che stava seppellendo il soldato, di essere una spia al soldo dei tedeschi, ma scopre che questi è francese e aveva rubato la divisa al soldato che stava seppellendo e gli intima col fucile di lasciare la nave. L'imbarcazione comincia ad affondare e il soldato francese affoga all'interno della nave, mentre Alex e Tommy cominciano a nuotare verso una nave dragamine, che viene tuttavia affondata da un bombardiere tedesco. I due riescono a salvarsi grazie all'arrivo del signor Dawson, che assieme a centinaia di altre imbarcazioni civili si era recato verso le coste di Dunkirk per aiutare le operazioni di evacuazione. Insieme a numerosi altri soldati, Tommy e Alex tornano nel Regno Unito. Alex teme che saranno considerati dei codardi per essersi ritirati dalla battaglia, ma vengono accolti positivamente dalla popolazione. Sulla spiaggia, gli ufficiali Bolton e Vinant osservano soddisfatti gli ultimi soldati evacuati. 300.000 uomini, 10 volte le previsioni iniziali. Vinant sale a bordo dell'ultima nave, mentre Bolton decide di restare per aiutare i francesi rimasti sulla costa. Lungo le coste meridionali della Gran Bretagna, la Royal Navy ordina ai civili proprietari di barche di qualsiasi tipo di dirigersi a Dunkerque e di aiutare nell'evacuazione. Fra questi c'è il signor Dawson, il quale accetta senza esitare, ma non lascia la sua imbarcazione nelle mani della marina, decidendo di partire insieme a suo figlio Peter. A loro si unisce anche George, un amico del figlio, nella speranza di poter essere di aiuto. Mentre sono in viaggio verso Dunkerque, i tre scorgono un soldato sotto shock seduto sulla chiglia capovolta di una nave, unico sopravvissuto di un attacco di uno U-boat, e lo prendono a bordo. Quando scopre che Dawson si sta dirigendo a Dunkerque, il soldato cerca di prendere il controllo della barca e nella colluttazione colpisce George, che cade e sbatte violentemente la testa contro il timone, perdendo la vista. Tuttavia, il ragazzo incoraggia l'amico manifestando la propria stima per il signor Dawson, affermando che quella di imbarcarsi con loro era stata la miglior scelta che avesse potuto fare della propria vita. Dawson decide di continuare comunque il viaggio verso Dunkirk. Durante la navigazione,
viene avvistato un Supermarine Spitfire precipitare in mare e Dawson si avvicina, sperando che il pilota sia sopravvissuto. Collins, il pilota del caccia britannico, viene salvato in extremis e l'imbarcazione riprende così il suo avvicinamento alla costa francese, durante il quale si imbatte nella nave dragamine sotto attacco di alcuni aerei tedeschi. Sfuggiti al fuoco nemico, Dawson e gli altri si avvicinano alla nave, che sta perdendo gasolio, e traggono in salvo quanti più soldati possibile, tra cui Tommy e Alex. Mentre si allontanano, si scopre che George è morto, ma Peter, superando le iniziali remore e i rancori, decide di mentire al soldato sotto shock per non peggiorare ulteriormente la sua condizione emotiva e lo rassicura sulle condizioni del ragazzo. Tornati nel Dorset, mentre Mr. Dawson e suo figlio vengono ringraziati per il loro gesto, il soldato che ne aveva causato la caduta vede il corpo di George essere portato via. In seguito, Peter mostra al padre un articolo di un giornale locale in cui George viene acclamato come eroe. A bordo dei loro Spitfire, i piloti Ferrier, Collins e il caposquadra si dirigono verso Dunkerque per dare supporto aereo alle truppe in attesa di evacuazione sulle spiagge. L'indicatore del livello di carburante dell'aereo di Farrier è guasto, ma egli continua la missione basandosi su calcoli manuali, dapprima aiutato dai riferimenti fornitigli dal collega sull'altro velivolo. Mentre sono in volo, un caccia della Luftwaffe colpisce l'aereo del caposquadra, che precipita. Ferrier assume il comando e il volo verso l'obiettivo continua. I due riescono ad abbattere un nemico, ma l'aereo di Collins è danneggiato e il pilota è costretto a un ammaraggio di fortuna da cui viene salvato in extremis dal figlio di Dawson, Peter. A questo punto Ferrier è rimasto solo e sta consumando tutto il carburante. Osserva l'affondamento della nave su cui erano a bordo Tommy e Alex, soccorre il dragamine sotto attacco abbattendo il bombardiere tedesco Heinkel He-111, prosegue il volo, giungendo infine sopra la spiaggia di Dunkerque. A motore ormai spento, abbatte lo Junkers U-87, pronto a colpire le truppe alleate sul molo e le navi, quindi atterra sulla riva sabbiosa, distruggendo il proprio velivolo e finendo per essere catturato dai tedeschi. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.